Erminio Marinelli, candidato del Popolo della Libertà. Buonasera. Lo Buonasera. scopo della trasmissione è conoscerci, la gente di Civitanova la conosce certamente bene, ha un'esperienza amministrativa importante, però è d'obbligo, insomma, la presentazione, nome, cognome, professione, anche perché no, e poi l'esperienza politica. Erminio Marinelli, sono medico dal 1976, ho lavorato nell'ospedalità privata pubblica, sono medico di famiglia, quindi da più di 30 anni. Sono entrato in politica occasionalmente nel 1995, quando i partiti stavano in difficoltà. Sono stato sindaco di Civitanova Marche per più di 12 anni, sono vice sindaco della stessa città da 2 anni e dall'anno scorso sono capogruppo del PDL nella provincia di Macerata. Come mai la scelta che è stata reciproca, no? La scelta del partito nei confronti di Marinelli, ma anche la scelta di Marinelli di dire sì, provo questa avventura improba, poi ce lo dirà lei, di candidarsi alle regionali come presidente. Ma sono stato scelto dal presidente Berlusconi, che ha avuto parole di apprezzamento per il mio curriculum, per il fatto che sono un medico impegnato, che non vivo di politica e per altre motivazioni che chiaramente avrà valutato in maniera positiva. Io ho detto sì, senza se e senza ma, perché sono per carattere così, sono un combattente. Faccio parte di un gruppo, mi onoro di far parte del gruppo del PDL. Quando qualcuno mi chiede di fare qualcosa, io sono sempre pronto a dare quello che mi chiedono. Come è partita questa campagna elettorale? Con il piede giusto? Con che ritmo? Da parte sua e poi da parte della coalizione? Certamente devo dire che mi sono trovato in 15 giorni da un palazzetto dello sport dove stavo assistendo alla partita di basket, sono medico della squadra di basket, a Roma, a casa appunto del presidente Berlusconi a parlare di politica. Quindi dopo un iniziale trambusto sono partito con coraggio, determinazione, ho visto molto, molto entusiasmo e voglia di ben fare in tutte le Marche. Chiaramente ho organizzato una serie di incontri da Pesaro, Ascoli Piceno, Macerata e poi in questo periodo c'è una segreteria organizzativa ben funzionante, sono molto soddisfatto e sereno nell'affrontare questa che è una campagna elettorale difficile, ma anche una campagna elettorale gratificante e impegnativa. Partiamo un po' con i nodi di questa sua avventura. Dicevamo, è un esperimento ardimentoso quello di sconfiggere il candidato uscente Gianmario Spacca. Sulla sua nomina c'è stata anche un po' di ironia, un piccolo errore, c'è stato un caso nome, Erminio Marinelli, il segretario del Partito Democratico. Tra l'altro, do una piccola indiscrezione: siamo nella sua sede e campeggia quel documento, quella lettera, vogliamo dire poco simpatica, oppure è stato solo una piccola incomprensione sul nome, la dimostrazione, insomma, che si dice sponda dei rivali. Lei è poco conosciuto nelle Marche. Come rispondere a quella piccola provocazione in generale? Ma io ho sempre utilizzato anche la politica con delle note di humor, quindi sono sulla stessa lunghezza di Occhielli. È chiaro che Occhielli si è dimostrato poco attento e arrogante, perché quando uno non è rispettoso della persona che ha davanti o dell'avversario politico, mostra la sua debolezza e la sua arroganza. Questa è una risposta chiaramente seria. Poi il non conosciuto, la campagna elettorale è fatta apposta per essere conosciuto. La mia professione da medico, la mia specializzazione in medicina dello sport, i miei impegni in regione mi fanno star tranquilli per quando riguarda avere punti di contatto. È chiaro che non ho fatto vita politica come Spacca, che da 20 anni che sta in regione, fra consigliere, assessore, vicepresidente e presidente. Se dobbiamo fare appunto il paragone, io in regione non sono stato mai, ho fatto altre esperienze e poi per quanto riguarda il nome Emilio è stato un errore di battitura dell'ANSA. Humor che magari cercheremo di far trasparire anche in questa intervista, perché lo scopo in fondo è proprio questo, cercare di conoscerla al meglio. Però restando per un secondo prima ai temi di politica, c'è una novità in queste elezioni, se si pensa a 5 anni fa, quando il candidato del centrodestra era esponente dell'Unione di Centro, Francesco Massi, che poi sarebbe passato al Popolo della Libertà. In questa campagna elettorale l'Unione di Centro è passata con il Partito Democratico, non senza problemi nell'ambito
nell'ambito della sinistra che poi presenta un suo candidato. Conosceremo tutti in questa serata. Il fatto che l'UDC, insomma, sia passato al Partito Democratico dal punto di vista suo e del Popolo della Libertà. È stata una scelta verticistica calata dall'alto che non è stata accettata dalla base, anche perché un elettore si trova in confusione. Lei pensi a Macerata troverà una cartella con l'UDC che appoggia molto probabilmente il candidato di centrodestra, Per il ruolo di prenderà per sindaco. il ruolo di sindaco, prenderà la cartella elettorale per la regione e dovrà votare al centro-sinistra. Cioè è il fallimento più completo della politica, o meglio, è stata una scelta precisa per accaparrarsi posti, poltrone, sgabelli e quant'altro. È un controsenso della politica di spacca. Ha governato e da mesi che ce lo dice bene. In questi anni con Rifondazione Comunista e con i comunisti italiani ha governato così bene che infatti li ha scaricati. Quindi c'è un controsenso e secondo me di questa storia non può che avvantaggiarsene il centrodestra, per un motivo che sicuramente ci sarà una lotta aspra fra Rossi e chiaramente il PD e Spacca. L'UDC avrà dei problemi con l'elettorato, ho avuto già dei contatti importanti in tal senso, nel senso che il 7% non andrà tranquillamente tutto nel PD. Ci saranno delle, per noi, piacevoli sorprese. Adesso vorremmo capire un po' da lei un giudizio sui marchigiani, un pregio ed un difetto del marchigiano al quale lei in questo momento sta parlando e al quale sta cercando di dare elementi sulla base dei quali poi decidere eventualmente se votarlo o meno. Un pregio del marchigiano, anche se sono marchigiani al plurale, giustamente le Marche sono l'unica regione al plurale, come definirebbe una caratteristica positiva del marchigiano? Grande lavoratore, persona umile, attaccata alla famiglia, attaccata al proprio lavoro. Questa è la positività. La negatività, noi marchigiani dovremmo far sentire di più la nostra voce, quindi siamo forse troppo chiusi in noi stessi, invece dovremmo protestare quando c'è da protestare e farci valere nelle sedi opportune. In chiusura, i punti fondamentali sui quali basare questa campagna elettorale, che in fondo è appena partita, due o tre punti sui quali certamente puntare. Primo punto la sanità, perché non perché sono medico, perché occupa l'80% del bilancio e col 20% residuo ci sono le briciole per realizzare le altre cose. Occorre intervenire sulla sanità cercando di ridurre gli sprechi, cercando di fare un'azienda sanitaria per ogni provincia, cercando di qualificare, non mortificare la professionalità dei medici, cercando di mettere da parte la politica. La politica deve intervenire nel dare determinate dritte, nel trovare risorse economiche, degli input, e poi la politica non deve entrare negli ospedali in determinate scelte. Secondo punto, il lavoro. Ne parlavo prima con alcune interviste, il lavoro sarà il mio punto di battaglia, faremo una serie di interventi cercando di capire con dei tavoli approfonditi con personalità del settore, per gli imprenditori, per i commercianti, gli artigiani e l'agricoltura, di cui nessuno parla e noi siamo una regione i cui nonni erano tutti agricoltori. Sull'energia, per esempio, L'energia se ne sta parlando se ne sta molto. parlando molto perché qui ci troviamo di fronte a degli ambientalisti che chiaramente dicono sempre solo no, a una situazione di persone intelligenti che chiaramente cercano di capire 50% dell'energia noi nelle Marche la compriamo, non possiamo chiuderci al riccio. Riferimento chiaramente al grande tema sia del rigassificatore sia Certamente. dell'impianto nucleare che si potrebbe in un futuro chissà quale creare nella zona di San Benedetto. Siamo in chiusura, l'ultimissima cosa, ai marchigiani perché scegliere Erminio Marinelli? Perché è un viso nuovo, perché è una persona che porta con sé la praticità e la competenza maturata sul terreno dopo tanti anni di amministrazione, perché questa regione ha bisogno di cambiare aria, è troppo ingessata, è una regione che ha un alto numero di cassi integrati, ha difficoltà lavorative, non ha dato risposte adeguate, perché con me troverete un interlocutore attento che eviterà di fare viaggi lunghi fuori senso, ma farà i viaggi nelle Marche, in mezzo a voi e con voi. Grazie mille e in Grazie. bocca al lupo. Ci Grazie. rivedremo. Grazie. Grazie.